l'epifase applicazione effetto Joule è la lampadina, chi di voi sa chi ha inventato la lampadina? Thomas Edison. Benissimo, Thomas Alva Edison, un grande ingegnere e inventore americano vissuto tra 8 e 900. Attenzione perché gli si attribuiscono più di 100 brevetti, ma in realtà non li ha inventati tutti lui, eh? Lui era un grande imprenditore e acquistava brevetti di altri. Per esempio, la lampadina l'ha elaborata lui, ma il filamento ha comprato il brevetto di un altro che aveva trovato come costruire il filamento ideale. Ebbene, lui aveva avuto l'intuizione che scaldando un filo, questo per la resistenza diventa caldo, anzi incandescente, e quindi genera luce. Solo che pare che ha provato con decine di materiali diversi e non ha trovato nulla. La lampadina bruciava quasi subito. Dice: cavoli, sono stufo, no? Si è messo seduto e si è accorto che si era staccato un bottone dalla giacca, no? E dice: ehi, se usassi col filo di cotone, allora provo con un filo di cotone carbonizzato. Bruciò per 72 ore. Aveva inventato la lampadina. Oggi non si usa più cotone carbonizzato, si usano metalli appositi. Per esempio, non so se avete sentito parlare di una marca di lampadine chiamate Osram, non so se esiste ancora. Sì? Tempo fa, Karen, so che è roba particolarmente vintage. Sì, esatto, sono decisamente vintage, però le usavo quando ero ragazzo io queste lampadine. Bene, la lampadina Osram, questo esiste ancora il suo logo. Osram sta per osmio wolframio, cioè osmio tungsteno, perché il filamento è fatto in una lampadina di osmio tungsteno. Wolframio è il nome tedesco del tungsteno, ha capito Tommaso? Sì, chiaro. Bene. Ora, in realtà però pochi sanno che anche in questo caso la lampadina non l'ha inventata veramente Thomas Alva Edison, ma l'ha inventata, scusate, Thomas Edison l'ha brevettata nel 1880, no? Ma nell'anno prima Alessandro Cruto, eccolo qui, che era un ricercatore piemontese, più sasco, come vedete, è un paesino vicino a Torino, no? Lui, ecco qua, aveva brevettato una lampadina molto simile a quella di Edison, solo che lui non aveva i soldi per mantenere il brevetto e inoltre il Piemonte degli anni 80 dell'800 non era decisamente l'Ohio dove lavorava Edison e di conseguenza Cruto fu dimenticato, no? Però in realtà, come vedete, è stato un pioniere, è stato lui il vero inventore della lampadina. Lo sapeva Chiara Maria? Non lo so, cioè credo di aver sentito qualcosa. Beh, sono contento, infatti che sa Cioè non mi che... ricordo, cioè sapevo cioè, che Che... un italiano aveva fatto qualcosa, però non mi ricordavo chi. Del resto anche il motore a scoppio, non so se si ricorda l'anno scorso, Chiara Maria, no? Anche il motore a scoppio, ma noi lo chiamiamo ciclo 8 perché l'ha inventato il tedesco Otto, no? Ma in Sì. realtà l'ha messo a punto Eugenio Barsanti, è un sacerdote piemontese anche lui, no? Quindi come vede, noi italiani siamo sempre arrivati prima, ma l'Italia era arretrata e di conseguenza le degli italiani sono state assolutamente marginalizzate, naturalmente. Invece, che cos'è l'effetto Seebeck? Non c'entra con l'effetto Joule, è un altro effetto, no? In pratica, osservate, lo trovate questo sul mio sito, basta andare sulle lezioni di fisica online e qui in basso, osservate, molto in basso, dove c'è circuiti elettrici, eccolo qua, e non andare troppo oltre, effetto Seebeck ed effetto Peltier, ecco qui. In pratica, ecco qua la figura, voi avete due giunzioni di questo tipo, cioè voi dovete realizzare una specie di circuito mettendo insieme due archi a ferro di cavallo
di metalli diversi. In questo caso, per esempio, come vedete, si tratta di ferro e rame, d'accordo? Allora, se lo metto, vedete, i metalli hanno una loro elettronegatività, cioè una loro capacità di legare a loro gli elettroni. Ora, se un metallo lega a sé gli elettroni più di un altro, allora succede che un metallo tende a rubare gli elettroni all'altro. Per esempio, il rame ha una elettronegatività maggiore di quella del ferro. E allora di conseguenza gli elettroni tendono a passare da questa parte e allora qui si formano cariche negative in eccesso, qui cariche positive in eccesso e quindi si forma chiaramente una differenza di potenziale. È d'accordo, signorina Meazza, su questo? Sì. Però la stessa cosa succede qui. Quindi se qui generiamo differenze di potenziale che come sapete va sempre dal più al meno, giusto? Quindi diretta in questo modo. Allora, attenzione, qui la stessa cosa, gli elettroni vengono attirati da questa parte e quindi si genera una differenza di potenziale uguale contraria e queste due si annullano a vicenda. Quindi gira corrente in questo circuito? Beh, decisamente no, siete d'accordo? Però si dimostra che la capacità che hanno gli elettroni di legare a sé, i metalli che hanno di legare a sé gli elettroni, è funzione della temperatura. Più è alta la temperatura, e maggiore diventa lo squilibrio tra le due elettronegatività. Quindi se io immagino di scaldare una delle due giunzioni, questa si chiama la giunzione, e raffreddare quell'altra, scoprirò ben presto che questi due non sono più uguali, cioè avremo una situazione così in cui questa forza di attrazione è così e questa è così, qui non sono più uguali e quindi si genera una forza complessiva diretta da questa parte e di conseguenza succede che gli elettroni cominciano a girare dentro il metallo, dentro i metalli. Quindi se io ho le giunzioni di due metalli tenute a temperatura diversa, dentro il circuito cominciano a scorrere elettroni. Naturalmente non gratis, perché l'energia necessaria per mettere in moto gli elettroni viene dall'energia che io ho investito per scaldare una giunzione rispetto all'altra. E maggiore differenza di temperatura tra le due giunzioni, e più alto è la corrente che io riesco a ottenere. Ha capito, signor Squellati? Chiaro? Sì, è chiaro. E lei Rossi, ha capito? Mi sente Mattia? Spero di sì. Lei Michelle, ha capito? Mi sentite ragazzi? Sì. Ah, boh, i miei vostri compagni non mi rispondono. Vabbè, lei ha capito Pietro Maria? Sì, chiaro. Bene, allora questo. Come l'effetto Joule alla base della soffitta elettrica, della termocoppia, della piastra per capelli della Giulia, del ferro da stiro. Bene, invece questo qua, l'effetto Seebeck, è alla base ripeto, effetto Joule, la soffitta elettrica, la lampadina, la piastra per capelli. Invece l'effetto Seebeck è alla base di quella che viene chiamata la termocoppia. La termocoppia, infatti, non è altro che un'applicazione tecnologica di questa. Io prendo due fili, per esempio, uno di rame e uno di ferro, e li collego in questo modo alle due estremità. Poi io infilo queste estremità dentro un forno per metalli, per esempio, che è ad altissima temperatura, mentre l'altra estremità la tengo a temperatura ambiente fuori, quindi le due giunzioni sono evidentemente a temperatura molto diversa e quindi qui dentro comincia a scorrere
una corrente elettrica. Naturalmente qui nel mio circuito ci ho messo un milliamperometro, addirittura un microamperometro, perché le correnti sono dell'ordine del milio del microampere, e di conseguenza io, misurando questa corrente, calcoli non ne facciamo perché sarebbero complicati, è possibile risalire alla differenza di temperatura tra le due giunzioni. E siccome io so quella esterna, trovo quella interna. Ha capito, Tommaso? Sì. Questo è quello che viene chiamato in pratica un termometro, dico bene, un termometro basato sull'effetto Seebeck, una termocoppia, appunto. Scusi, dentro un forno in fusione, per fondere il rame, devo arrivare quasi fino a 1000 gradi, lo sapeva Tommaso? Ma come faccio a sapere esattamente qual è la temperatura dentro il forno? Se ci metto un termometro, sa cosa fa? Di quelli a mercurio, sa cosa fa il termometro, Tommaso? Cosa succede? Esplode? E anche si scioglie addirittura il termometro, vero? Con quelle temperature, vero? Allora, io inserisco la termocoppia e che, ovviamente la termocoppia non fonde dentro, e conoscendo la differenza di temperature, no, scusate, conoscendo la corrente misurata dal microamperometro, rilevo la differenza di temperatura. Ha capito, Chiara Maria? Sì, grazie. Attenzione, perché vediamolo subito: ci sono quattro tipi di generatori. C'è, eccolo qua, un generatore termico, l'abbiamo visto adesso, la termocoppia. C'è un generatore chimico, lo vedremo tra un po', la pila di volta. D'accordo? C'è anche un generatore elettromagnetico, la dinamo, l'alternatore, e c'è un generatore quantistico. Indovini un po', Tommaso, qual è il generatore quantistico? Il generatore quantistico, un pannello fotovoltaico. È vero, Bravo, perché emette elettroni dai fotoni. bravo, si chiama l'effetto fotoelettrico e ne impareremo in quinta, Dio piacendo. E quindi, ovviamente, adesso abbiamo visto il primo. Ovviamente, quelli che si usano sono di solito questi, come generatori di correnti, si usano questi tre, perché, come abbiamo visto, la termocoppia generano correnti piccole, però non è detto, perché, scusate. Lei sa che cos'è, Tommaso, un pacemaker? È un apparecchietto che serve per mantenere regolare il battito cardiaco per chi ha problemi di cuore, dando una piccola scossa. Eh sì, sa perché io ne ho visto uno di persona, di pacemaker? All'interno di un. Ce l'aveva mia mamma, gliel'hanno messa mia mamma. Ebbene, il pacemaker è uno strumento che stimola il cuore a battere quando il cuore fa fatica, ma il pacemaker viene inserito spesse volte dentro il corpo umano stesso, per esempio sotto una piega del muscolo. E allora non è che posso aprirlo così e capite, cambiare le batterie. E allora come si faceva per mantenere in funzione il pacemaker, dato che bastano correnti piccole? Voi non ci crederete, ma qui dentro c'era un campione di americio o di plutonio, cioè un elemento radioattivo che si trovava dentro una sostanza non radioattiva. L'americio decade particelle alfa, che sono molto pesanti e non sono pericolose, però passando dentro questo materiale per attrito lo scaldano. Allora, la differenza di temperatura tra il corpo umano circostante e questo è sufficiente per generare quel minimo di corrente elettrica che basta per far funzionare il pacemaker e stimolare il cuore. Ha capito, Tommaso? E anche le sonde, quelle automatiche, sì, lanciate verso pianeti lontani,
a grande distanza dal sole non funzionano i pannelli fotovoltaici e allora hanno un generatore a plutonio. Infatti, mi ricordo che quando hanno lanciato la sonda Galileo c'erano degli antinuclearisti che facevano delle proteste perché dicevano: ah, se il razzo cade, contamina la Terra. È vero, c'è questo rischio, però per fortuna era una qualità piccola e la contaminazione sarebbe stata limitata. Lo sapeva che erano questi generatori, Tommaso. In questi casi. No, questo non lo sapevo, ho sempre visto i pannelli fotovoltaici anche sui satelliti e sulla stazione spaziale, però diversamente no, non lo sapevo. Naturalmente perché si tratta di oggetti molto vicini al Sole, giusto? Se andiamo in orbita intorno a Urano, purtroppo lì non serve più, è d'accordo, è troppo lontano il Sole. È d'accordo. Sì. Domanda, attenzione, c'è anche l'effetto contrario, l'effetto Seebeck. Sì, si chiama l'effetto Peltier. Ovviamente prendo il nome dagli ingegneri che li hanno inventati. Ebbene, l'effetto Peltier significa che se voi prendete un circuito metallico formato da due metalli diversi con due giunzioni e fate voi circolare una corrente, per esempio perché qui ci mettete un generatore di altro tipo, per esempio un generatore elettromagnetico, scoprite che le due giunzioni vanno a spontaneamente a temperatura diversa. Questo però, che io ne sappia, non ha applicazioni immediate come ne ha invece l'effetto Seebeck con la termocoppia. E questo è naturalmente un effetto meno importante quello Peltier di quello Seebeck, comunque è bene che sappiate che esista. Notate che la spiegazione della superconduttività, non so se ricorda Tommaso, ha una spiegazione solo quantistica, ricorda? Che l'avevo Sì. spiegato. Invece, come vede, l'effetto Seebeck e l'effetto Peltier hanno una spiegazione anche classica, no? Perché l'elettronegatività dipende dalla temperatura, perché più è alta la temperatura, più gli atomi si muovono e disturbano il fenomeno, e di conseguenza è la differenza di temperatura a produrre questa forza netta che mette in moto gli elettroni. Sono stato chiaro, ragazzi? Chiaro. Benissimo. Lei, Chiara Maria, ha capito? Sì, prof. E la Julie Bettini ha capito? Sì.